Run, run, run them. E siamo tutti molto divertiti. Siete bravissimi. Siamo tutti molto divertiti per un semplice motivo: perché hanno tentato di farmi uno scherzo telefonico in questo momento, ma lo scherzo regola d'arte non funziona. Con noi, però la cosa è triste: potevano chiamare due minuti più tardi che lo mandavamo in diretta radio. Sì, a cazzo, sostituivo qua i cavetti. Sai che figata. Facciamoglielo noi lo scherzo telefonico. A chi lo facciamo? Richiami il numero. Ma che no, ci ha chiamato. Il numero è fasullo. Ho un'idea. È Abano Terme. Cari radioascoltatori, scriveteci al 338 1595362 e noi vi faremo uno scherzo. Ma fate finta di non sapere che siamo noi. No, mandateci un numero di un vostro amico. Noi lo chiameremo sì, e faremo questa una bella idea. Uno scherzo per conto vostro. Al 338 1595362 siamo pronti a fare lo scherzo telefonico più terrificante che conoscete al vostro miglior amico. Anzi, barra miglior amico. Raccontateci magari una loro fobia, tipo vi do il numero di Mirko. La fobia di essere scoperto dalla ragazza che gli mette le corna. Esatto. Noi faremo chiamare direttamente dalla nostra Michela. Tesoro. Siamo bello, proprio perfidi. Piace. Siamo troppo perfidi. Insomma, però potremmo fare dei record noi su esatto. questa cosa. Esatto. Preparatevelo anche per la settimana prossima. Noi tutta settimana aspettiamo i vostri messaggi. Quindi ripetiamo il numero 338 1595362. Potete mandarci messaggi normali o su WhatsApp. Okay. E anche sulla pagina Facebook anche se durante la settimana. Mi raccomando, durante la settimana sulla pagina Facebook. Così possiamo rispondervi. Pubblicherò un post per ricordarvi questa cosa, amici radioascoltatori. Ho ritagliato questo spazietto qua come spazio dello Zambo, perché io ho fatto parecchie ricerche in settimana, perché non avevo niente da fare. Lo spettacolo sabato, lo spettacolo mercoledì, proprio non avevo niente da fare. Allora in questo momento mi sono ritagliato un piccolo... piccolo spazio, Bigi, chiamiamolo così. Piccolo spazio. Io ho fatto una ricerca sulle tre canzoni che hanno fatto più bagnare le donne. Cioè quelle ascoltate in doccia. Allora, c'era mare Singing in the Rain. Una lacrima e sul anche viso. Acqua azzurra, acqua chiara. No. Stiamo parlando di tre canzoni e guarda che proprio partiamo da una che è proprio sentite questa. Se possiamo... C'è già la Michela che sta allagando un po' plotch per terra. No, che siamo su Radio Shine. Cioè, senti questa. Vai a prendere gli stivali, Leo, che con un po'... Secondo me questa sera riallaghiamo Radio Shine. Dai, ma fatemelo ascoltare. Senti. Questo vibrato. La cosa utile è che se per caso finisce l'acqua nella macchinetta del caffè, esatto. Io non è che la berrei molto volentieri, cioè, nel senso, cambia un po' il gusto, ma filtro. L'idea è quella. Fa tutto il filtro. Ti piace, Michela? Ti piace il tuo consiglio? Infatti è ammutolita. Dai, Non ce la fa. Cambia, che questa è troppo potente. Prova con quella dopo. Anche questa è potente. Vedi che non ce la fa. Aspetta, almeno un ritornello, giusto per far capire ai nostri radioascoltatori di chi stiamo parlando. Tanto chi è? Il cantante l'avete capito, vero? Leonardo DiCaprio. Ogni canzone fa bagnare le donne. E vedi che è arrivata. Hero, baby. Ma è Hero. Sono arrivato adesso. Eroe. Lui è un eroe per tutte le donne. Bene, no? Zambo, facci sentire la seconda. Il suo superpotere è saper allungare qualche parte del corpo. Adesso arriva la seconda, attenzione. Questa, ragazzi, ha fatto non una stagione, non due, bensì una generazione. Una generazione, dici? Soprattutto quando una cinquantina di stagioni, infatti, secondo me sono le donne questo più gruppo qua. Senti, quando hanno detto facciamo il tour in Italia e canteremo in italiano. C'era Venezia che è andata sott'acqua per un mese, secondo me. No, ma ragazzi, se ci fosse la webcam per farvi vedere, dovreste vedere gli uomini, altro che me, gli uomini con queste canzoni. Senti che cantano in italiano per te. Rick, Nick, Fick, Chick, tutti, Kevin. Fick è meglio di no, Zambo. Merrick, Neck, chi c'era voi? Ma tu li senti già come lo fanno col vibrato?
come lo... Quando cerco te. Senti questa, senti questa. Non puoi lasciarmi così. Hanno detto la R, cazzo. Hanno detto la R. A proposito, facciamo partire la terza. Ma, no, che si... ma sai che questa no, qua no. È stata scritta. Adesso, come minimo, non andate più ai concerti. Ebbene sì, è stata scritta da J-Ax. Allora, J-Ax, ah, è vero! Ha scritto, è vero! Lo sapevo, lo sapevo! È vero! Allora è bellissima! Ecco appunto. Adesso hai fatto bagnare una marea di 14 anni che non ne ha idea, Zambo. Ma il brutto è che sono tutti uomini questi 14 anni. Erano tutti in piscina. Partiamo con la terza canzone. La terza, non ho messo la classifica generale, però anche questa è nella top 3. Vai. E questa? Questa è per gli uomini. No, no, è un po' per tutti questa. Questa è la parte per i maschietti. Poi c'è... Senti, è partito l'uomo! Chate! È un fan terribile. E intanto vorrei fare notare che il bici è uscito. Una deve fare... Vado in bagno! Niente... sì. Cose che capitano. Stava già alzando il tavolo. Senti, ecco... Un maschio del genere, maschio alfa, che parla il francese. La Michela... Ma soprattutto... Sta cercando di capire che cazzo dice. Con la voce così profonda. Je t'aime. Je t'aime. Con la baguette. La baguette hai detto. Je t'aime. Je t'aime. È tutto così. Comunque. È tutto un testo. È tutto un testo. Cari amici radioascoltatrici, scriveteci al 338 1595 362 se queste canzoni vi hanno fatto lavare i pavimenti oppure ne avete altre che vi fanno bagnare. Questo effetto. Bagnare. Non si può mica dire bagnare. Ho detto bagnare. Magari magnare qualcuno. Ah, bagnare. Se vi fanno bagnare, scriveteci lo stesso. Ripetiamo il numero. Lo dico io. 338 1595 362. E mercoledì prossimo vi porterò le tre canzoni che fanno più magnare. Più magnare. Magnare. Ah, bene, bene. Pere l'abbiamo ascoltata prima. Sicuramente. No. Di più. Beh, io direi quelle che fanno durante le pubblicità, durante l'ora di pranzo, mi ispira. Ma di solito durante l'ora di pranzo, cioè, sei estetico? Infatti, ma adesso poniamo una questione: perché durante l'ora di pranzo fanno sempre queste pubblicità sulla che fanno cagare? Poi te lo spiego subito, perché praticamente te stai mangiando, ti rimane il peso sullo stomaco, dici sono sì, ma non fai neanche in tempo a dirlo. E comunque è per tutti i gusti, perché fanno un po' tra la prova del cuoco Benedetta Parodi, ci va anche quello che ha dei gusti particolari, che magari è cosa magna merda. Bear Grylls apprezza. Yeah, sempre proteine buone per voi. Ma bentornati a tutti quanti i nostri amici radioascoltatori. Ma cos'è successo? Non lo so. La Michela sta vomitando. Ti ho detto quante volte ti abbiamo detto di non venire in radio ubriaca e incinta, soprattutto. È incinta, ecco, Leandro. Ma io non ho fatto niente. No, appunto, è stato un altro. È stato un altro. Quale dei tanti? Papà, non è vero? Sì. Ma chi sarà stato? Luca, Giovanni, Marco? Giorgio. Ah, ma chi? Il mio vicino. Ma dove li nascondevi tutta sta ciurma? Sapessi. Ma sapete di cosa vi voglio parlare adesso? No, dici. Di tuoi amanti. Dici. No, quelli sinceramente dopo. Non lo sappiamo e questa cosa ci preoccupa. Quelli dopo. No, beh, adesso no. È ancora troppo presto. Scrivete al 338 1595 362 se volete diventare amante di Michela. Scrivete pure l'indirizzo di casa. Scrivete pure l'indirizzo di casa e quando vi posso trovare a casa che vi faccio la sorpresa. Che simpatico, vero? Mi fa le condoglianze. Esatto.
Allora parliamo di alcuni curiosi primati che ci sono in Italia. Tipo l'orangotango, no, sì, ci sono le scimmie cappuccino, i gibboni, i giacconi. No, i giacconi, quelli forse con la pelle. I cappuccini, no, quelli e brioche e il bigi. Io con la panna, grazie. Vai, puoi andare avanti. Allora, uno dei primati è l'albero più antico, è il castagno dei 100 cavalli. Sì, sì, quello è considerato l'albero più antico e più grande d'Europa, e non solo del bel paese. Pensate che si trova in provincia di Catania, in Sicilia. In provincia di Castagno. Castagno. E secondo gli esperti, la vita del castagno dei 100 cavalli. Ma quindi a 100 anni o 100 cavalli? 100 cavalli, si aggira tra i 3.000 e i 4.000 anni. Il suo soprannome è legato ad una vecchia leggenda: sotto le sue enormi braccia oltre 100 cavalieri trovarono riparo da un improvviso temporale. Ammazzalo! Sì. Vai. Un'altra curiosità è invece la casa più piccola. E dove si trova? Il vicolo San Celso 17 a Roma. Andiamo tutti a Roma a vedere. Quanto è grande questa casa, scusa? È piccolissima. Pensate che è tutto concentrato in soli 7 metri quadrati. Andiamo a vederla, però possiamo entrare uno alla volta. Comunque, in questa non casa ci puoi fare una festa dentro. Come no? In questa casa c'è veramente tutto. C'è il letto, la cucina attrezzata con il tavolo a scomparsa. Ma non c'è l'aria, quindi ci dispiace. C'è anche un televisore ultra moderno. Potete durare solo 2 ore. 3 pollici di televisore. Dopodiché perirete per monossido di carbonio. Poi in Italia, ma un'altra cosa, dimmi. Sembra tipo la casa di Pozzetto. Di Pozzetto, sì, ragazzi, come tac, letto, tac, cucina, tac, cucchiaio, tac. Dai, un altro primato. In Italia, ma questo non è solamente un primato italiano, ma è mondiale. Ed è il fiume più corto. Misura, pensate, solo 175 metri e si chiama Aril. Ma pensavo il Tione. Intanto Leandro ha pensato a qualcosa di stupido. A che cosa ha pensato? No, che se qua il fiume più corto lo posso fare qua fuori. Sì. Che stupido. Mi basta passare la zip. È incredibilmente inquinato di ammoniaca. Poi abbiamo anche l'hotel più costoso. Ed è il Four Seasons di Firenze. Che dialettica che hai. Four Seasons. Pensate. Avete sentito che è inglesismo? Il Four Seasons è come di Firenze. È come i Backstreet Boys che hanno imparato la R, no? Four Seasons. Ma vuol dire per stagione o quattro stagioni? È una pizza. Quattro stagioni. Sai che bello se d'inverno è chiuso? No, ma sentite il prezzo. Allora, per questo hotel, in una stanza nobiliare con antichi affreschi, pavimenti adornati con maioliche di capo di monte, un maggiordomo disponibile a qualsiasi ora del giorno, il prezzo è appena 18.500 euro. Ma io ci ho fatto un mese lì ed è per quello che adesso sono povero. Ma sono per molto meno, puoi avere molto di più. Quindi, già, molto altro che maggiordomo. Ma manca una fetta di culo. Ma perché solo il maggiordomo? Ma cioè, tipo cura il cancro quell'albergo lì, o cioè ci vai e rimani come sei? No, in realtà ti fa morire prima. Secondo me con 18.500 euro il padrone è molto contento. Molto contento. Beh, almeno qualcuno si cura. Ma dici un altro primato, Il ristorante più piccolo. Perché in Italia abbiamo solo le cose più piccole e poi abbiamo Rocco Siffredi che compensa per... Secondo me si trova vicino alla casa più piccola. Questo è il dopo ristorante, dopo hotel. Però non ci sta lui nella casa, come facciamo? O entro uno e tra l'altro. No, ascoltate, questo è bello, eh. È il più piccolo ristorante d'Italia e si chiama Solo per Due. Questo perché dispone di solo un tavolo per i clienti ed accetta esclusivamente prenotazioni per due persone. Senza sedie. Sembra la parodia di Mario quando era nel ristorante più piccolo del mondo. Ma esiste! In questo modo i gestori possono dedicare alla coppia le giuste attenzioni. No, in questo modo i gestori lavorano di meno. Esatto. Fancazzisti. E niente, neanche camerieri. Cioè, arriva direttamente il cuoco a portare. Scusi, siamo in tre. No.
No. Allora, via. Se siamo ci volete... una compagnia. No. Via. Bambino fuori. Muore di fame lì. Lo mette insieme al cane. Vai. Zambo, Cristiano, Leo, fuori. Fuori. Si trova a Vacone. A Vacone. Non ho capito dove si trova. Allora, ripetilo lentamente. Sai che bello a Vacone. Fanno tutto tranne la chianina. Una cosa. Vado a Vacone al ristorantino. Tino. Cosa fanno? Io vado a Vacone. Un vitello. Non è ristorantino. No. Allora, tonnato. Vacone con una C nei pressi Vacone. Di Rieti. Probabilmente. Pescano un vacone con le rie. Dopo questa io direi che Bigi puoi mettere qualche canzone. Ma dopo ci dici altri primati perché sono interessanti. Sì, grazie. Sì, vai, allora vai con le prossime che poi le ascoltiamo. Va così, c'è la Michela che ci sta portando i fiori. Sì, è infattezza totale, fame chimica la Michela. Michimica. Anche fattezza secondo me. Vai. Andiamo avanti con queste 10 splendidi primati d'Italia. Del nostro non sono più 10, adesso sono 5. Esatto, perché 5 li hai già detti. Grazie. Insomma, grazie. Stai attento. Almeno qualcuno che mi ascolta. Ma infatti so che, a proposito che siamo sempre la roba più piccola, abbiamo ancora qualcosa di più piccolo. Vai. Esatto. Ancora più piccolo. Leandro. Abbiamo? No, non è Leandro. No, scusate. È un'altra cosa. Io ma potrebbe anche darsi. Ah, ma allora ci vuoi raccontare, che Michela? Che cattiva, va. No, non di Leandro, raccontaci. Comune. No, allora, il comune di Pedesina, in provincia di Sondrio, detiene un primato davvero eccezionale. Quale? È il comune più piccolo d'Italia. Ah, e quanti abitanti ha? Ma aspetta, no, ma è piccolo nel senso di abitanti o è piccolo nel senso che è piccolo perché è abitato esattamente da 36 persone. Ah, 36. Con un'età media. Lavorano tutte in comune. No. Tutte. Il adesso... sindaco li ha sistemati no, no, tutti, no. È uno scandalo. Adesso quasi tutte, perché hanno un'età media compresa fra i 45 e i 50 anni e in questo minuscolo e tranquillo paesino lombardo c'è presente un unico bar ristorante che offre anche contenuto e scorte alimentari, quindi sono gli altri lavorano nel bar. È dove c'è il ristorante più piccolo? No, perché sennò aveva senso. No, solo lì si poteva mangiare in due. Sì, infatti. E devi anche prenotare. Ma ve le immaginate una riunione comunale? Luigi, siediti. No, non parliamo delle capre. Domani delle capre, oggi si parla. Ma sindaco, Cristiano, sindaco, dimmi. Parliamo adesso delle capre. Adesso ti sorprenderò. Perché parliamo della piscina più profonda. Oh, figata. Parliamo, sì. Passiamo da Leandro alla Michela. No, Leandro, non si dice o no queste cose. Diciamo. Che comunque dei miei amici ci sono stati in questa piscina. Allora, qua. La piscina più profonda si trova a Monte Grotto. Ed è un comune poco distante da Padova. Si chiama Y40 e raggiunge effettivamente 40 metri di profondità. È possibile praticare immersioni ed altre attività subacquee. Io ve lo dico perché l'hanno fatta. Perché siamo in Italia, hanno fatto il progetto di una piscina e l'hanno messa al contrario. Allora invece di farle in lunghezza l'hanno fatta in profondità. No. I tecnici sono arrivati là e fanno: cazzo, ma il progetto era messo così? E il ladro: cretino, giralo! E allora è nata la piscina. Comunque non io ho letto che non era una piscina, era un grattacielo, l'hanno fatto al contrario. Ops, già che ci siamo, riempiamo il filo d'acqua, no? Perché... Quindi ci sono anche le finestre. Secondo me l'hanno riempito. Le hanno tappate. Sì, con le finestre poi hanno fatto i filtri. L'hanno riempito con le tre canzoni di prima. Sì. Hanno chiamato la Michela. Riempi. Ci ho messo un po'. Andiamo avanti, cos'hai ancora? Abbiamo anche il ponte autostradale più alto. Porca. Quindi non abbiamo tutto di piccolo. No, dai, abbiamo qualcosa anche di alto. Di grande no, di alto. Non è Leandro neanche in questo caso. Esatto. No. Neanche questo te, ponte si trova nel tratto della nota autostrada Salerno-Reggio Calabria. Ma l'hanno finito il ponte? Sì, infatti. Secondo me è un salto nel vuoto. Secondo me è l'unica cosa finita. Ah, quindi non ci si può andare sul ponte perché non c'è ma non... C'è, ma non ci vai. Non è un tratto autostradale a 45 gradi che cercano di raggiungere il sole. Pensate che questo ponte raggiunge ben 259 metri dal fondovalle e quindi fu completato nel 1969. Ah, vedi. Sì, ma però c'è da dire una cosa. Quando hanno iniziato a farlo? Guardando, è più un ponte su una crepa nel mondo, perché cioè i pilastri non sono 259 metri lì.
La crepa sì, ma... Vabbè, ma sarà l'altezza più da ponte a suolo, quella più... A me sono capaci tutti di far così. Poi passiamo di nuovo alle cose piccole. Abbiamo anche il vicolo più stretto. Ma allora non è... Allora, non è il più piccolo, è il più stretto. Hai ragione. È il più stretto. Ci puoi passare solo con la macchina di Batman. Ah, Leandro. No, no, neanche in questo caso. Non ci passo neanche in mezzo. Esattamente. No, vuol dire che non sei stretto. Sei troppo tondo. Si trova... Ascoltate dove si trova, perché è un paese che abbiamo sicuramente sentito tutti. Dici Ripatransone. Ah sì, ci sono andato ieri mattina. Ma chi non gioca... Io ci vado a comprare il pane a Ripatransone. Ma cacchio. Chi non gioca le parole crociate, ci dicendo passi? R di Ripatransone. Comunque Ripatransone, no tronsone, no. Ho fatto una partita a pallone, peggio, Ripatrans. Ho lasciato il pallone nel vicolo perché non ci passavo comunque. No, io con la macchina di Batman il pallone che si è incastrato passato. È diverso. E si trova nella provincia di Ascoli Piceno. È largo appena 43 centimetri nella sezione più in alto. Si restringe invece fino a 38 centimetri. Ma perché hai detto è largo? È stretto appena 46 centimetri. Hai ragione. No, è giusto dire è largo perché si misura. Pare, sentite qua, pare che un ufficio turistico rilascia un certificato a chiunque riesca ad attraversarlo. Ci credo, perché è utile come un... Guarda come che... nulla. No, è il... Cos'è che rilascia, scusa, il comune? Un attestato. È l'attestato di deficienza senile. No, ma io... E chiunque ci passa, scusa, è un deficiente. No, ma secondo me io ci posso passare, no, perché io... se passo di traverso non sono larga 43 centimetri e non sono abbastanza alta da raggiungere la larghezza. Di no, Leandro sta dicendo che ha il sedere grosso, però io te lo dico. Ai. Bene. Torniamo alle cose più alte. Ah, non si arrivava alle cose più grosse. No, andiamo a quelle più alte. No, con te ormai ma non sei chiuso. Tu lo stesso. A quelle più lunghe. Chiuso. Vai. La torre Unicredit raggiunge un'altezza massima di ben 231 metri. Ma cosa vuol dire? Che è il grattacielo più alto d'Italia. Ah, d'Italia. Esatto. Io pensavo che non poteva che costruirlo una banca. Io pensavo avessero portato il Burj Khalifa. E dentro lì ci sono tutti i nostri soldini. I vostri. Che fanno da fondamenta. Non è vero, ci sono tutte quelle persone piccole piccole che ti chiamano al telefono e ti dicono: sa, lei, abbiamo scoperto che ha un po' di risparmi in banca. Dai, ce dai. Li dia il mio tesoro. Dai che vi dico l'ultima. È la banca di Harry Potter, c'è il drago sotto. L'ultima. La casa più stretta, casa du Curivu di Petralia Sottana. Non ho capito. La Curivu. Curivu in dialetto siciliano significa... Io che pensavo che fosse in Val d'Aosta. Ripicca ignorante. Non ho la più pallida idea. Ma in realtà io lo stavo dicendo, ma Leandro mi ha rubato. No, ma il sentite microfono. Perché? Perché proprio per ripicca nei confronti di un vicino di casa, un signore di Petralia Sottana ha deciso di edificare un'abitazione larga appena un metro. In principio il proprietario della casa du Curibu intendeva costruire una normalissima dimora, ma fu ostacolato da un vicino di casa che non voleva che la propria visuale venisse rovinata. Informandosi così con un legale, il proprietario si rese conto che effettivamente non c'erano le condizioni legali per poter edificare in quel punto una struttura di dimensioni abitabili. Ma pur di non darla vinta all'odiato vicino, decise di finanziare la costruzione di una casa larga appena un metro. Da qui i soldi che ha speso sono finiti nella banca lì, più alta. E lui è finito nel cimitero in via. Perché no, pure dargli fastidio, no, quell'altro si sarà non vendicato. Non hai capito, la casa a forma di lapide già. È già la barra. È stretta e alta. Ma sai che sembrano le scenografie nostre, esatto, del prossimo anno. Il letto dov'è? Ma non sul c'è muro. Un letto lì, sul muro. Ma dormono in piedi. È largo un metro, è fatto apposta per rompergli per rompere le palle. I puriddi. Sì, che infatti tipo tu apri la porta, sbatti contro il muro, non passi più per la stanza. non entri. Beh, è mica scemo, lui ha fatto la porta che si apre all'esterno. Ah no, ha fatto le porte scorrevoli. Hai capito. Non ho proprio fatto le porte. Ma siamo in chiusura. Però per in chiusura dobbiamo salutare una persona, no? Siamo in addirittura di chiusura, Ma senti la nostra canzone di chiusura. Vabbè.
Intanto abbiamo Cristiano che sta facendo i dispetti alla Michela, alzandogli la cuffia Cristiano al massimo. Militello. Dai, che sfidato! L'ho assordata, ora non sentirà più quello che non diciamo. Non sentirà più cosa diciamo, possiamo parlare male anche di Dai, adesso allora. Non sento più niente, libidine! Cristiano! Doppia libidine! Devono togliermi il comando delle cuffie perché sono io qua a faccio... Alza ancora un po'. Ancora un po'. Ma, così no, va bene. No, ma cosa state facendo? Dai ragazzi, no! Siamo in chiusura, basta con siamo questi scherzetti. Allora noi salutiamo i nostri amici radioascoltatori. Vi ricordiamo che noi siamo il gruppo ARegolaD'Arte. Mi raccomando, scriveteci sulla pagina Facebook per i numeri di telefono. Dateci i numeri di telefono per fare gli scherzi telefonici. Anche i numeri del lotto. Sì, magari vinciamo. Se vinciamo non vi diamo neanche un euro. Neanche un euro. Ci teniamo tutto per noi. Per noi e facciamo e cosa facciamo? Le fondamenta del palazzo più alto d'Italia. Più alto d'Italia, sì. Ci sto. Ma solo le fondamenta, poi il resto lo fa qualcun altro. Io direi di spendere i soldi per stampare il progetto, solo la stampa proprio il foglio. Scusa, facciamo dopo ci facciamo quello che vogliamo. Diciamo che li diamo in beneficenza così sono più propensi a daremo tutto in beneficenza. Amici, noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona settimana. Vi aspettiamo mercoledì prossimo alle ore 21. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao.